Buonasera ragazzi, oggi in questa breve lezione parleremo del petrolio, nello specifico vedremo cos'è il petrolio, l'origine e le tecniche di estrazione. Come al solito vi ho preparato una breve mappa, ok, giusto per ricordarvi le cose più importanti e vi ho inserito dei collegamenti ipertestuali, per cui cliccando qua vi porta praticamente insomma delle altre risorse su internet che riguardano l'estrazione, l'origine e cos'è il petrolio. Ve le andate a guardare poi con calma. Allora, torniamo a noi. Allora, vi stavo dicendo, vediamo un attimino cos'è il petrolio. Il petrolio è un insieme di idrocarburi. Si presenta come un liquido nerastro, insomma, nerastro scuro comunque, formato da diversi idrocarburi. È più leggero dell'acqua, quindi galleggia sull'acqua. Viene commercializzato in barili. Ok, vedete che un barile, vi invito a prendere il libro dove si parla del petrolio, appunto, un barile sono 159 litri, quindi quotidianamente in pratica viene stabilito il prezzo del petrolio al barile, una cosa particolare che non si usino un sistema metrico, insomma, internazionale, lite, ma barili. Comunque, allora abbiamo detto è un insieme di idrocarburi, ok, formato per la maggior parte di idrogeno. Vedremo adesso nella formazione che cosa sono questi idrocarburi, ok. Ci sono anche altre sostanze che poi diventeranno gli inquinanti, quindi zolfo, eccetera, azoto, eccetera. Comunque la maggior parte degli idrocarburi che costituiscono il petrolio sono formati in pratica da idrogeno, ricordate, idrogeno e carbonio, che sono le due sostanze che in pratica bruciano ed è il motivo per cui appunto diciamo, li utilizziamo come combustibile fossile. Allora, vediamo un attimino, guardate sempre sul vostro libro l'origine. In pratica ci sono anche altre teorie. Recentemente ho letto che alcuni sostengono che il petrolio si sia formato da delle rocce, non invece come sostiene la scienza ufficiale, diciamo, da dei microrganismi. Comunque noi teniamo per buono, insomma, la teoria accreditata a gesto. Poi la scienza funziona così, voi sapete, insomma, si deve essere sempre pronti a cambiare idea se ci si hanno nuove scoperte. Comunque, l'origine pratica del petrolio, ora come ora, si va avere a microrganismi praticamente viventi nel mare. Questi microrganismi, morendo, hanno formato insomma, delle sostanze che, venendo poi a essere coperte da sabbia, eccetera, si sono decomposte, parliamo di milioni di anni, eccetera, e formare appunto formando questi idrocarburi. Voi pensate sott'acqua, pensate alla materia organica, ad esempio, per semplificare, di origine vegetale, ha tre elementi chimici, ok? Il carbonio, l'idrogeno e l'ossigeno. Abbiamo visto nel legno che i microrganismi nella terra hanno consumato l'idrogeno e l'ossigeno ed è rimasto il carbonio. Invece nell'acqua i microrganismi, insomma, non hanno bisogno di idrogeno perché l'acqua è ricca di idrogeno, per cui carbonio, idrogeno, ossigeno, i microrganismi si consumano tutto l'ossigeno, ecco che rimangono allora carbonio e idrogeno, ecco che si formano gli idrocarburi. Ricordate, idrocarburi sono delle sostanze, ce ne sono tantissime, poi farete chimica organica, mi studierete questi idrocarburi, ce ne sono tantissime, ok? Ma tutti questi idrocarburi contengono carbonio e idrogeno, ok? Alcuni hanno delle formule molto complesse. Noi ci ricordiamo quello più semplice, lo studieremo poi, anche il metano, CH4, idrocarburo semplice, anche molto utilizzato. C sta per carbonio, H sta per idrogeno, quindi un atomo di carbonio e quattro atomi di idrogeno. Ecco, si sono formati questi idrocarburi, poi guardate la figura che avete sul libro. Questi idrocarburi, queste masse oleose, diciamo così, sono impregnate di sabbia e salgono nel terreno finché trovano praticamente uno strato di roccia impermeabile e lì non possono più salire, quindi si formano in questo modo i giacimenti. Viene evidenziato sul libro come non dovete pensare a un giacimento come un lago, ok? Ma in realtà come una spugna, ok? Quindi sabbia in qualche modo imbevuta e terreno imbevuto con acqua naturalmente, imbevuto di petrolio, ok? Quindi si sono formati milioni di anni questi giacimenti, ok? E l'uomo ha, insomma, ha trovato in qualche modo come estrarre il petrolio con diversi metodi. Vi anticipo già che oggi è sempre più difficile estrarre il petrolio e sappiamo che è una fonte esauribile, che fra 30-40 anni
e si esaurirà, quindi dovremo passare verso le fonti di energia rinnovabile. Comunque vediamo adesso come in qualche modo si estrae il petrolio. La ricerca delle trappole, ok? Oggi si fa con un metodo che si chiama sismica riflessione. Cosa vuol dire? Si mandano delle onde sonore, a seconda di con queste onde come rimbalzano nel terreno, il computer è in grado di disegnare il giacimento, quindi si può capire se vale la pena, no? Se è piccolo non vale la pena estrarre il petrolio, perché costerebbero più gli impianti che quello che si estrae. Se invece è grande, insomma, si può decidere di andare a impiantare un pozzo petrolifero, ok? Guardate lo schema che avete, diciamo, sul vostro libro. Abbiamo praticamente un sistema di tralicci, ok, il derrick che praticamente è una torre di trivellazione. Vengono inseriti praticamente dei treni di tubi, vengono chiamati così, cioè un tubo non può essere lunghissimo, per cui viene preso un tubo, poi insomma inserito sull'altro, eccetera, fino ad andare, si va anche a parecchio sottoterra, eccetera, ok? E quindi c'è una punta che trivella, ok? Naturalmente dobbiamo essere sicuri di trovarlo, insomma, con la sismica riflessione sappiamo dove si trova. Con la trivella praticamente, che è una punta di materiale molto 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 duro, ok? Si fa il buco, si immette un fango, ok? All'interno dei tubi, che ha lo scopo sia di raffreddare la punta della trivella sia di portare poi accompagnare su in pratica le scorie, ok? E finché si trova il petrolio, a questo punto viene smontato il derrick, si mette quello che viene chiamato, insomma, nel gergo l'albero di Natale, un insieme di valvole, ok? Che permettono praticamente al petrolio di venire fuori, di defluire. Se poi la pressione non è più così elevata, allora c'è una pompa di estrazione. Guardate, naturalmente la figura sono quelle che si vedono, no? Che come dei dondoli che vanno su e giù, eccetera, estraggono ancora una certa percentuale del petrolio greggio, ok? Poi questo viene chiamato petrolio greggio perché insomma è petrolio in qualche modo ancora da purificare e soprattutto poi da distillare. Vedremo poi la distillazione frazionata. Il petrolio non viene usato da solo, praticamente viene diviso nei suoi idrocarburi. Poi c'è un centro di decantazione in cui praticamente questa fanghiglia viene fatta decantare, la parte più pesante si deposita, ok? E poi insomma c'è la cisterna di raccolta dove viene raccolto il petrolio greggio, poi il petrolio insomma da distillare, che poi verrà separato diciamo idrocarburi che conoscete, cioè dal petrolio si cava la benzina, il kerosene, la virgin naphtha, il gas naturale, eccetera. E questo è lo schema di un campo petrolifero, ok? Ci sono poi anche i campi petroliferi che non vengono installati sulla terraferma, ma a volte si trivella il petrolio nel mare, quindi sono dei pozzi offshore, okay, fuori spiaggia, okay, quindi si fanno delle piattaforme, le persone logicamente non è che possono andare a lavorare al mattino, poi tornare a casa di sera, quindi magari stanno anche 6 mesi a lavorare sulle piattaforme, okay? E quindi insomma possono andare centinaia fino a migliaia di metri di perforazione, se ripeto è sempre più difficile, e quindi non soltanto sulla terraferma, ma anche nel mare, praticamente con queste torri, con queste piattaforme. Allora, la prossima volta vedremo poi il trasporto del petrolio e la distillazione. Comunque adesso quello che è importante, insomma, riassumendo, capire da cosa è fatto, quindi è un liquido che è formato da miscuglio di idrocarburi, okay, che vengono poi divisi, l'origine è di origine, sono di origine organica, quindi microrganismi marini, okay, la decomposizione ha consumato tutto l'ossigeno, è rimasto il carbonio e l'idrogeno, quindi idrocarburi vuol dire idrogeno e carbonio, e poi praticamente le tecniche di estrazione del petrolio. Direi che per oggi è sufficiente. Buona serata.